Questo video qua ha 2 milioni di visualizzazioni, questo video qua, questo video qua. E questo è Favij, è un rettile che molte persone guardano, promosso dai miei TG, ovunque hanno fatto servizi su di lui, eccetera, così la gente ci va. E adesso da buon rettile, ovviamente lui adesso ha un bambino. Vediamo questo video. Perché ci permette di rendere il bambino molto più parte di questo pianeta, parte del mondo, mondo che vi invito a preservare. Mondo che vi invita a preservare un po' di salva la terra, eccetera, eccetera, propaganda. Questi sono pupazzi che il sistema mette per propaganda, ragazzi. Se no sarà un futuro difficile per tutti loro e noi non lo vogliamo, vero? Per dare da mangiare un bebè c'è una cosa importante da fare, bisogna dargli il latte in polvere. Il latte in polvere, ragazzi. Il tutto con una mano perché con l'altra devo tenere il fagotto. Quindi svitiamo Ma come mai non deve il latte dell'essere umano, il bambino? il biberon. Inseriamo all'interno del biberon 120. Che cazzo fa la madre? Sempre, questi sono attori, ragazzi. Dopodiché la scaldiamo. Sappiamo un cazzo, questo è uno zombie che mettono, sarà computer generated, che cazzo sarà? Che dice alla persona di dare latte in polvere ai bambini. Nel mentre ragazzi, 4 cucchiaini di latte in polvere. Il cucchiaino lo troviamo all'interno, un po' come quelli che fanno bodybuilding. E i zombie guardano sta roba e ovviamente ripetono, fanno anche loro queste cose qua. Dopodiché prendete il montatore video e li fate inserire la Questo è lo sfigato che gli monta i video, questo. acqua della pentola nella libera. Dopodiché Acqua calda nella plastica, che scioglie la plastica, si beve quella plastica. E poi ti chiedi come mai i bambini sono zombie. proviamo il latte e lo versiamo sul posto, sentiamo se la temperatura è corretta. E glielo diamo Se fosse uscito dalla tetta non c'era da fare tutti questi controlli, eh? all'infante. Eccoci qua. Sanissima, assolutamente. Vediamo il suo ultimo video, ragazzi. C'ho anche un po' di brufoli, erba barbetta, ma chi se ne fotte? Beccatevi questo video che è continuo dell'episodio 2 di quel gioco di merda. Ci vediamo alla fine del video. Ciao. Cazzo, ma guarda che ingranaggi del demonio, ma che cazzo ne hai inventati? Ma vai da uno psicologo. Ma fatti curare! Praticamente Ma come faccio a mi fare fa questa video battuta? dove sta lì a giocare e ci sono gente che guardano questi video, che lui che gioca e praticamente, cioè, se noi analizziamo quello che vediamo, praticamente cosa sono i videogiochi? I videogiochi sono quello che non può più fare lo schiavo nella vita reale, cioè, perché se tu vedi anche questo videogioco, per dire, è una persona che sale, che fa tipo, si arrampica, eccetera, eccetera, no? Peggio minchiato, ovviamente, però se uno ci pensa, questa era la vita che facevamo una volta, che ormai siccome siamo sedentari, chiusi nelle celle, non usiamo più i muscoli, eccetera, eccetera. Ci divertiamo a fare queste cose così in modo virtuale. Lui a un certo punto, essendo un rettile, ci fa anche la promozione. Vediamo, qui a un certo punto ci dice di comprare un libro di un suo cugino, tipo. Campione del mondo di sta roba, si chiama Stefano Visolfi, googlate se non ci credete. Trovate il suo libro Uomini e pareti, Stefano Visolfi, meno male che non sono uomini pelati.
ha il suo Wikipedia, vero? Eccolo, vediamolo un po'. La particolarità di Excalibur è la dimensione del. Questo è il suo cugino rettile, ragazzi. È la polizia qua, fiamme oro. Per mettere la crema solare a un bambino va prima spalmata sulla mano. Che usa? Per avvantaggiarci, se no ci mettiamo un'ora. A posto. Ok. Una volta arrivati al mare. Ciao, sono Danny Lazzari. Comunque ragazzi, oggi facciamo un video un po' particolare. Ho un amico che fa il pizzaiolo, che ha aperto un ristorante a Milano, tra l'altro, che è questo. Posso ancora peggiorare il tipo di pizza che posso provare nella mia vita. Oggi abbiamo deciso di fare una pizza agli insetti. Ma venite con me. Abbiamo il cosplay. Eh no, mettitelo tu, scusa, sei anche vestito uguale. Sarai tu. Ma paga come ce l'ho Duro, da duro sto casino. È Ma io lo voglio assaggiare. Questa è una prima, ragazzi. What the fuck? Eccola. Se te lo mangi, pago il doppio subito. Subito, immediatamente, subito. Ma lo gusta al gusto di Timo e Origano. No, ragazzi, è Vai, bello. bro, nel momento. Vai, vai. Secondo me è croccante pure il morbido. Ovviamente loro devono servire per promuovere questa roba, no? No, aspetta. In modo divertente. È stata un'ottima idea fare questo risimbo e pezzi di ali tra i denti, mi seguo tutti gli insettini che fanno così dentro la bocca, fa schifo. Oh, io non ho l'impasto. L'impasto, posso provare? Posso? Vabbè. Bravo, è giusto. Ho finito la mia pizza, andiamo a metterci gli ingredienti speciali. No, 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 no. No, ragazzi, vabbè. No, 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 è litigante. Sto per la cittadinanza con l'italiano. Non puoi mettere non più di una cavalletta perfetta che la devo mangiare io, grazie. Io ho sempre pensato che l'essere vivente, okay, quindi io, voi, come se noi non fossimo una persona diversa. Noi siamo tutti la stessa persona che vive in momenti diversi, ok? Quindi quando io muoio, sostanzialmente, posso diventare voi, appena nati, okay? Quindi io vivo la vostra vita e voi potreste vivere la mia una volta morti. Solita pippa. In un corpo diverso, tutto il tuo ciclo di vita, finché non muori e sei un'altra persona, finché non passi nel corpo di tutte le persone e non ti elevi a quel punto a divinità. Questo è quello che la teoria dell'uomo dovrebbe essere. L'uomo è Dio, insomma. Come ti senti dopo un mese che fai il girovago? Allora, sono stato un mese e qualcosa a fare il nomade, quindi. Scrive anche libri. Azione, emozioni a ritmo serrato. Il romanzo di Favij è sorprendente. The Cage di Favij diventa una serie TV. Però The Cage, dove si trova la pecora? Una casa senza via d'uscita. Tutti quelli che lo guardano sono in una casa chiusi. The Cage. Miles Hickman, 38 anni, avvocato, deve attraversare il confine per arrivare all'appuntamento. Vediamo un po', non puoi passare perché la mascherina non ce l'hai. Levati dalle palle! Salve, Giovanni! Grazie mille del coso, vediamo lui invece come va. Bisogna indossare anche degli occhi, non so, la mascherina, però va bene. Mascherina, tutto in regola, fuori dalle palle e via. Prima testiamo la temperatura. Ouch, vado a casa, si riposi, è un casino. C'è questo un gioco, ragazzi. Questi qua controllano se c'è la museruola, se c'è la temperatura, è incredibile. C'è gente che ci gioca a sta roba. Ciao Panther Q, credo di aver battuto un record assoluto nella mia vita. Io questa settimana non sono mai uscito, ma neanche in balcone. Non mi pesa per niente, ma zero. Comunque ragazzi, non siamo qua per parlare di questo, ma un po' per il fatto che tutti ci siamo ritrovati in casa, perché è giusto stare in casa per il fatto che comunque si tratta di rispettare delle regole. Queste regole andranno a beneficio di tutti, quindi non è che lo state facendo per qualcun altro, lo state facendo in realtà in primis per voi. E io sono orgoglioso di questo, sono orgoglioso perché ogni giorno che fa. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, come al solito se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace anche alla pagina di Facebook come in video trovate nella descrizione. Sono Severi Siti, iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi!